Prego. Benvenute e benvenuti, siamo qui su Mimose Time e Lombardi nel Mondo, naturalmente con Daniele Marconcini, io sono Katie Carraffa, benvenuti a tutti voi. Questa sera cominciamo a, diciamo così, ripartiamo da quella che è la situazione purtroppo sempre più in evoluzione negativa rispetto al nuovo lockdown, forse totale in Italia, però vogliamo cominciare a ragionare ancora e a riflettere su quello che accadrà, soprattutto per quello che riguarda i nostri connazionali all'estero, quindi per quello che riguarda rientri e come partire dall'Italia, come tornare in Argentina, come tornare in Venezuela. Quindi diciamo che faremo veramente un approfondimento su questo che riguarda tantissimi nostri connazionali nel mondo. Quindi io direi di partire subito con l'introduzione con Daniele Marconcini. Allora Guido, io partirei con te, Guido Gazzoli, tu sei un esperto dell'Argentina. Come siamo messi in Argentina? Perché abbiamo ancora delle persone che per motivi di lavoro vogliono rientrare in Italia e non trovano gli aerei. E abbiamo anche problemi ad andare anche in Argentina, perché abbiamo persone che hanno motivi di lavoro o congiunti che hanno problemi di salute. Beh, innanzitutto la situazione in Argentina da circa un paio di giorni sta diventando drammatica a livello non solo economico ma anche sociale, per il semplice motivo che si sono organizzate manifestazioni non solo contro l'arrivo di quelli del Fondo Monetario Internazionale. Ricordo a tutti che l'Argentina sotto il governo Macri dovette forzatamente prendere un prestito dal Fondo Monetario Internazionale per poter terminare di pagare un altro prestito che i governi kirchneristi avevano fatto con banche internazionali, e siccome i soldi dal fondo arrivarono a un tasso di interesse molto basso, Macri prese quei soldi, pagò il debito e naturalmente però il paese a quel punto era indebitato col Fondo Monetario. Con la crisi che è susseguita, diciamo così, alle elezioni, con Alberto Fernandez al potere, come dicono moltissimi, e Cristina al potere come presidente, e Cristina Fernandez al potere vero, anche se è vicepresidente, perché ricordiamo a tutti che è stata lei a sceglierselo come candidato a presidente, cosa che la moglie di Kirchner ha scelto lei, si candidò come vicepresidente e annunciò al mondo che il suo candidato a presidente era Alberto Fernandez, che fino allora era un suo arcinemico, gliene aveva dette letteralmente di tutti i colori, però lo candidò a presidente, cose che succedono solamente in Argentina. E per cui da quando Alberto Fernandez ha preso il potere il paese ha avuto un crollo a livello economico pazzesco per certe decisioni, a volte non chiarissime, perché lui cambiava, è abituato a cambiare di opinione anche tante volte nel giro di poche ore, per cui in pratica il paese si è trascinato in una crisi economica che il Covid ovviamente ha moltiplicato anche per le decisioni francamente pazze fatte dal suo governo, cioè quello di un lockdown totale che è finito, se non altro in teoria, solamente in questi giorni, 8 mesi passati praticamente chiusi in casa, però praticamente da ieri sono iniziate delle manifestazioni perché per poter pagare non solo il debito di Macri, ma anche il prestito che il Fondo Monetario concederà all'attuale governo argentino. Il fondo ha preteso una politica di austerità e il suo governo vorrebbe colpire abbassando notevolmente i contributi che dà non solo ai lavoratori la cui attività risulta danneggiata o è risultata danneggiata dal Covid, ma anche a tutti coloro, ai circa 8 milioni di persone che letteralmente vengono finanziate dal governo attraverso dei sussidi che purtroppo mantengono la povertà. Questo lo dico per esperienza, ho anche girato moltissimo per le Villa Miseria, quindi conosco molto bene la situazione.
e mi ha fatto ogni volta abbastanza arrabbiare vedere delle famiglie che vivevano con pochi alimenti, ma in cui uno dei componenti aveva l'ultimo modello di cellulare. Guido, quindi per cui una fuga di massa, si può presupporre, scusa ti interrompo, fuga di massa come nel 2000 con il coralito, quindi c'è la possibilità che la gente tenti di andare via da... Sì, assolutamente, e anzi da un po' di tempo io vengo letteralmente assediato quotidianamente da richieste di amici o conoscenti o amici degli amici che mi scrivono per sapere come ottenere il passaporto italiano. Sappiamo tutti che la cittadinanza italiana, per ottenere il passaporto, diciamo, basta avere un parente che dal 1861 sia arrivato in Argentina senza prendere la cittadinanza del paese, per cui a questo punto, diciamo, pure i pinguini e gli indios originari sono in pratica, i pinguini della Patagonia intendo, sono in pratica gli italiani, per cui già è cominciato un assedio non solo nelle nostre istituzioni, al consolato in particolare, ma il consolato ha un'attività molto ridotta dovuta al Covid, addirittura non riescono a espletare le pratiche più semplici e più facili. Pochi minuti fa ho ricevuto un messaggio di una mia amica che doveva fare delle ricerche per contribuzioni fatte da lei all'INPS e in pratica niente, è entrata nel consolato e uscita praticamente a mani vuote perché non c'era nessuno che abbia, che sapesse non solo risolvere il suo problema ma a disposizione per poterla ricevere e ascoltare la sua problematica. Guido, allora, dalle chat noi vediamo che però ci sono problemi per trovare voli aerei. Esatto. Allora, io volevo arrivare a questo punto. Attualmente l'unica via per poter andarsene via dall'Argentina, per andare in Argentina, sono i voli che abbastanza regolarmente organizzano due compagnie, la KLM e Air Europa da Madrid. All'Italia, e questo ne ho avuto conferma proprio oggi, visto che ho aiutato una mia conoscente insegnante a farsi un biglietto per il giorno 21 di dicembre, all'Italia dal 19 di dicembre inizierà ufficialmente i suoi voli diretti per l'Argentina, 19 dicembre con il volo AZ680, però mi è stato detto a livelli proprio dirigenziali che se vedono che butta male, nel senso che non ci sono passeggeri, tolgono immediatamente questi voli. Questo si saprà solamente all'inizio del mese di dicembre, e che verranno poi posticipati nel mese di aprile, quando si spera tutta la situazione Covid avrà perlomeno una definizione. Molto chiaro. Chi dall'Argentina, abbiamo varie nel nostro gruppo, vuole tornare in Argentina, che addirittura ha riaperto le porte ai turisti in questa situazione drammatica. Tra l'altro, la piccola considerazione, un lockdown di 8 mesi e poi alla fine abbiamo avuto 1 milione di contagiati come in Italia. 1.400.000. Ecco, quindi mi hai aggiornato. Ma chi dall'Argentina vuole rientrare? Cioè, chi vuole andare in Argentina dall'Italia, vi sono dei voli regolari o vi sono grosse difficoltà anche? No, i voli sono, come dicevo prima, i voli sono abbastanza regolari. E, dicevo, di due compagnie attualmente, cioè al giorno d'oggi, uno si prende il volo della KLM o se ne va a Madrid e poi si prende un volo di Air Euro, io la chiamo ancora Air Euro perché quella compagnia nacque in Italia. Europa da Madrid che regolarmente va a Buenos Aires. Sono voli che hanno anche dei prezzi abbastanza abbordabili sui 600 euro e di conseguenza attualmente chi vuole tornare in Argentina lo può fare senza problemi. Bene. Però, ripeto, la questione è quella dei posti disponibili, che ovviamente trattandosi solamente di due compagnie e di voli che non vengono operati quotidianamente sono molto ridotti. Bene, Guido, ti ringrazio. Passiamo a un'altra area critica che è il Venezuela. Nel Venezuela, nel Venezuela c'è stata una presa di posizione di un rappresentante della stampa italiana, c'è stata una risposta del Consolo Generale per il fatto, no, che molte persone vogliono rientrare e vi sono dei grossi problemi per gli aiuti sanitari. Mi hanno detto alcuni della nostra comunità
venezuelana a Milano, che vi è anche il problema del rinnovo dei passaporti, sia per quelli che vogliono rientrare. Com'è la situazione in andata e in ritorno dal Venezuela? C'è un blocco? C'è la gente che vuole andare, gente che vuole rientrare o portare i propri parenti? Gianni, spiegaci un po' la situazione. Sì, buonasera a tutti. Allora, diciamo, dal Venezuela siamo praticamente in lockdown totale, non solo degli aeroporti ma del paese, dal 16 di marzo. Adesso abbiamo un sistema teoricamente di una settimana di lavoro, una settimana di lockdown, che è una forma per mantenere un controllo sociale assoluto sulla popolazione, su tutti, più o meno gli orari di lavoro sono ridotti e i voli commerciali teoricamente sono tuttora chiusi, e compresi sono chiusi tutti gli aeroporti tranne quello di Caracas per voli umanitari. L'aeroporto di Maiquetía, adesso hanno timidamente aperto, sembra questa settimana, tre rotte, Iran, Caracas, Teheran, poi hanno riaperto con la Turchia la Istanbul, Caracas, come voli per arrivare in Europa, non so quanti ce ne siano a settimana, non so chi li prenda, perché diciamo che le comunità europee per residenti in Venezuela sono essenzialmente italiani, spagnoli e portoghesi, per cui l'interesse di finire ad Istanbul o a Teheran non lo vedo particolarmente interessante. Poi hanno riaperto i voli su Repubblica Dominicana e su, sul Messico. Tutto questo con prezzi abbastanza cari, non decisamente più alti di quelli per cui stavamo parlando dall'Argentina, pochissimi posti e molte difficoltà per poterli prendere sia in andata che in ritorno. Cioè, diciamo, praticamente siamo isolati da 8 mesi. In questo momento ci sono parecchi italiani che avevano voluto, cercavano di rientrare in Italia. Penso che con il lockdown che si sta creando in Italia per le zone rosse l'interesse stia diminuendo, anche perché venire, cioè, abituati gli stessi che sono, non parlo di quelli magari bloccati per lavoro che sono pochi, ma molti che hanno familiari, interessi, vari motivi per tornare in Italia in questo momento, anche per riavvicinare le famiglie sotto Natale, però vedendo il freddo e il coronavirus, penso che ci sarà meno interesse, a meno che non si risolva un attimino la situazione. Però, diciamo, per noi è veramente difficile sia viaggiare che tornare. Per esempio, mia figlia, che è in Repubblica Dominicana, è tuttora bloccata lì da 9 mesi. Doveva rientrare il 16 marzo e tuttora è a Santo Domingo, cioè. Ma la situazione in America Centrale, allora abbiamo visto, alcuni sono ritornati su Panama, alcuni nostri amici, c'è il problema degli italiani AIR, di questa famosa lista F che viene continuamente rinnovata nei vari DPCM, gli iscritti AIR dei paesi della blacklist, Santo Domingo, Panama, Cile, Perù, non possono rientrare. È una follia. È una follia, perché tra l'altro abbiamo avuto questo caso sanitario di questa italo-venezuelana bloccata a Panama. Se uno volesse andare invece tramite gli Stati Uniti, no? Tu hai un po', diciamo, la situazione sotto mano, chi vuole passare dagli Stati Uniti? Dagli Stati Uniti non puoi neanche, non credo che tu possa arrivare in Italia, perché è zona rossa, cioè è bloccata la rotta, credo, sugli Stati Uniti. Comunque, per andare negli Stati Uniti, noi non abbiamo più voli diretti sugli Stati Uniti da 3 anni, perché grazie a parte delle sanzioni o le linee aeree hanno tolto proprio le rotte su Caracas, per cui l'unica forma per arrivare negli Stati Uniti è via Messico o via Santo Domingo. Quindi uno può fare comprare sul biglietto Caracas-Santo Domingo, poi fare dogana, cambiare linea aerea e da lì prendersi un biglietto, non so, Santo Domingo, Miami, Santo Domingo, New York, dove ci sono moltissimi voli. Poi da lì vedere se riesce ad arrivare in Europa. Cioè, diciamo che per un venezuelano riuscire a muoversi è veramente, cioè per un residente in Venezuela, un venezuelano, è veramente molto, molto complicata la cosa. Abbiamo visto la notizia che stanno trasformando gli aeroporti degli Stati Uniti in grandi parchesi. 2 minuti che poi passiamo al Brasile. 2 minuti, Guido, prego. No, sì, volevo solamente dire una cosa. Per quanto concerne gli Stati Uniti, all'Italia ha un collegamento con New York, tuttora mantenuto, e cui i voli si organizzano e poi, quando non ci sono passeggeri, vengono cancellati. Però il collegamento esiste, è l'unico collegamento che c'è, con New York e con Los Angeles. Invece il Centro America, abbiamo visto Air France, visto Guido che sei un esperto, ti do ancora un paio di minuti, abbiamo Air France e KLM, però abbiamo visto che Iberia non è più presente come prima, no, in Centro America. Esatto. Air France e KLM, diciamo, fanno un po' la parte del leone per i collegamenti su quell'area del mondo, e sono due compagnie che mantengono la loro operatività nonostante queste restrizioni. Però
Vorrei ricordare a tutti che in primo luogo il settore aereo sta attraversando una crisi pazzesca. Se pensate solamente che la sola Lufthansa ha perso nell'arco di un mese circa 3 miliardi di euro, okay? E quindi le compagnie campano un po' alla giornata, nel senso che se non trovano poi passeggeri improvvisamente cancellano i voli. Per cui diciamo che è un po' un terno al lotto puntare da determinate destinazioni. Certo, il Ministero degli Esteri infatti sconsiglia i voli all'estero, sono state anche varie prese di posizione sul rimborso dei voli aerei, finalmente sembra che qualcosa si stia muovendo e quindi i famosi voucher o i mancati addirittura rimborsi neanche tramite i voucher, sembra che la cosa stia cominciando un po' a prendere piedi. Brasile. Noi abbiamo avuto, diciamo, notizie tempo fa che per rientrare in Brasile dovevi avere dei buoni motivi, autorizzazioni tramite l'ambasciata. Com'è la situazione in Brasile, Luciano? Da quello che hanno riportato i... buonasera a tutti. Da quello che hanno riportato i giornali circa 15 giorni fa, 10 giorni fa, dati ufficiali del governo, il Brasile ha aperto tutte le rotte. Naturalmente quando si arriva si deve fare un controllo, le solite cose, però il Brasile ha aperto tutte le rotte, cioè praticamente da tutto il mondo che vuole venire in Brasile ci viene, punto. Il problema invece semmai è un altro. Da un lato i prezzi, all'Italia costa più o meno il doppio di quello che costava prima. Questa settimana ho vari amici italiani che stanno rientrando in Italia con la TAP, perché per riempire il volo ha dimezzato i prezzi. Cioè si va in Italia con 230-240 euro contro i 600-700 minimo di Alitalia. Quindi la differenza è enorme. Partenza ovviamente solamente da Fortaleza, cioè Nord-Est. Ecco, i veri problemi di rientrare in Italia ce li hanno chi vive nel sud, che è obbligatorio appoggiarsi a San Paolo, e a San Paolo praticamente c'è Alitalia, dopo per carità c'è anche KLM, Lufthansa. Il problema, da quello che mi hanno riportato, sono altri. Ovvero, con Alitalia devi fare delle autodichiarazioni 4-5 volte, cioè c'è un pacco di scartoffie da fare. E dopo le ore, l'ultima persona che è andata in Italia circa 25 giorni fa, tra una palla e l'altra è arrivato a Reggio Emilia dopo 64 ore. Perché? È andato, non so se in Spagna, poi è andato ad Amsterdam, da Amsterdam è andato a Monaco con vari stop dentro gli aeroporti, una fetta in treno, cioè si è impiegato tutto quel tempo lì. Che la cosa non riguarda solo il Brasile, perché ho degli amici a Capo Verde che sono rientrati, e per arrivare a Brescia ci hanno impiegato 12 ore, cioè voglio dire, quando normalmente è ben più rapido. Ecco, appunto, i voli per l'Italia questa settimana sono pieni, perché chi normalmente va in Italia per Natale ha voluto partire immediatamente, parenti anziani, cose di questo tipo qua, più queste offerte della TAP, e quindi sono saltati al volo su questa cosa. E chi dall'Italia vuole venire in Brasile, ci sono limitazioni o no? No, è chi... Allora, non ci sono limitazioni. Chi vuole venire in Brasile può venire. L'unica cosa che per adesso si sa è che probabilmente le sfilate di carnevale saranno bloccate. Però... hanno riaperto i cinema, hanno riaperto i teatri, cioè tutto il discorso del lockdown qua è tutta un'altra storia, completamente Guido differente. Ti do la parola, altrimenti sembri paralizzato con il dito. No, ma è il mio modo di chiedere la parola fin da quando ero alle elementari. Ho visto, ecco, Guido, sei molto si stupiscono educato. In Argentina quando partecipo alle trasmissioni televisive che faccio lo stesso gesto. No, volevo solamente darvi un'anticipazione, purtroppo di un caso di casi che sono già successi. Io penso che nel caso che in Italia si applichi il lockdown totale, e per totale intendo veramente che si fermi e si blocchi tutto, ritornerà una vecchia questione che è stata tirata fuori dai sindacati degli assistenti di volo, in particolare categoria di cui ho fatto parte per 32 anni, circa la distanza a bordo.
è un po' un controsenso, perché vorrei mettere tutti quanti tranquilli, l'aereo è uno dei posti dove meno ci si possa infettare, in primo luogo perché per arrivare a bordo dell'aeromobile si viene sottoposti a controlli, ma poi perché il ricambio dell'aria avviene con un sistema ed ha una temperatura tale che pure il nostro coronavirus passa a miglior vita. Però purtroppo sappiamo benissimo come i sindacati siano una forza preminente e avevano già per esempio limitato la capienza del 777 all'Italia, che è l'aereo che normalmente si reca in Brasile e in Argentina, da 340 posti a soli 128, e il rischio è che in caso di lockdown totale e in caso che gli assistenti di volo abbiano paura per le loro condizioni fisiche a effettuare questi voli, si potrebbe anche decidere di ritornare alla capienza di soli 128 posti, e questo non farebbe salire solamente i prezzi in maniera notevole, ma spesso e volentieri farebbe cancellare i voli, perché con 128 posti ometti il costo del biglietto è 6.000 euro oppure non recuperi mai i costi. Ecco, volevo che tornasse in servizio Gianni Lattanzio, che adesso mi è sparito dal video. Gianni, se mi senti, che facciamo una domanda, perché Gianni, ecco, se accendi il microfono, Gianni. Ci sono, eccomi, ciao. Allora Gianni, il tema che noi non riusciamo a capire, visto che non c'è, diciamo, questo pericolo immediato, come mai gli iscritti AIRE, che abbiamo dei casi ormai, diciamo, fuori dalla norma, casi sanitari, persone che hanno dei problemi, perché c'è questo limite del rientro degli italiani AIRE. Già, vabbè, erano esclusi dei voli umanitari, ma vabbè, avevamo 100.000 italiani in giro per il mondo. Come mai continua ad esserci questo impedimento, che di fatto è quasi anche... Ma non c'è più l'impedimento adesso. Non c'è più la famosa lista F? Per motivi di salute possono rientrare adesso. Comunque la razza è questa, di limitare i contagi. Siccome sono residenti, la loro residenza, il loro luogo di vita è all'estero, quindi quando vengono, se hanno un posto dove stare, devono indicare la famiglia dove stare, stanno a stare in quarantena se vengono qui. Cioè nel nuovo decreto, almeno da quello che ho letto io, l'ultimo decreto, per motivi di salute possono rientrare, per turismo assolutamente no. No, allora, tu sai che le motivazioni sono le più diverse. Allora, intanto era veramente ridicolo, no, le spiegazioni. Uno poteva rientrare se c'era un'autorizzazione del Ministero della Salute. Abbiamo scritto al Ministero della Salute, hanno scritto, nessuno ha risposto. Oppure tramite autorizzazione del Ministero degli Interni, previo passaggio alle prefetture. Ti lascio immaginare uno che deve cercare di avere una risposta al prefetto, che non sanno magari nulla. No, figuriamoci, certo. Allora, però diciamoci una cosa, vi sono anche delle persone che devono rientrare non solo per turismo. Ci sono persone che magari devono rientrare per assistere degli anziani. Io penso a tutti quelli che devono rientrare di Bergamo, eccetera, eccetera. Secondo me una limitazione dove non c'è neanche, diciamo, un protocollo. Abbiamo fatto protocolli di tutto. Abbiamo fatto protocolli... Però questo è stato pure sollevato il problema a livello parlamentare, però scusa, non hanno risposto... Fa il tampone, uno rientra, va in quarantena, abbiamo risolto. Quello è il problema di bloccare la gente. La verità è che hanno paura che rientri gli italiani all'estero. Gianni, dobbiamo dirsi che questo, hanno paura che rientrino migliaia di italiani, magari, che ne so, dal Venezuela, robe varie. La razza che utilizzano è il luogo di residenza, essendo il luogo di residenza, quindi dell'interesse di vita, se non ci sono motivi particolari per rientrare, non, deve essere accordato, devono comunicare dove vanno, cosa fanno una quarantena. Ma ammesso questo che è evidente. Allora, sento un imprenditore come Cappellini. Ma uno può anche rientrare in Italia per vari motivi, no? Il discorso AIRE, Cappellini, cosa ne pensi di questo blocco, secondo noi, assurdo? Microfono, devi accendere il microfono. Secondo me è assurdo, probabilmente anticostituzionale. Anche perché, diciamo, ci sono moltissimi cittadini italiani AIRE che hanno anche possono avere una seconda residenza, o non solo vengono per turismo, ma hanno degli interessi in Italia al di là della residenza. Per cui, per modo di dire, io che ho una seconda casa, cioè,
la mia prima casa dove pago l'IMU come fosse seconda, perché per noi residenti all'estero non abbiamo più l'esenzione dell'IMU, su una volta l'avevamo sulla prima residenza, però pago l'IMU, pago le tasse sui rifiuti, pago tutto e non ci posso andare. Cioè, mi sembra una follia, cioè io teoricamente non posso andare in casa mia a Milano, non posso andare perché è proibito, perché sono residente AIR, però le tasse le chiedono. Cioè, anche come imprenditore, uno potrebbe muoversi a livello anche di lavoro. Io devo visitare dei fornitori, devo vedere delle cose. Cioè, non ci sono solo motivi per andare a fare turismo e andare in giro, a parte che fra l'altro è un danno anche... Scusate, per motivi di lavoro ci si può muovere, eh? È scritto nel decreto. Per motivi di lavoro ci si può muovere. Nell'ultimo decreto. L'ultimo decreto, eh? L'ultimo parlo. Sì. Bene. Luciano, tu vuoi dire qualcosa? Prego, Luciano. Sì, volevo dire due cose. Una sull'Argentina, che il governo brasiliano è abbastanza preoccupato del flusso di gente che potrebbe arrivare dall'Argentina. È abbastanza preoccupato. Varie industrie si sono già trasferite in Argentina, cioè scusa, dall'Argentina in Brasile, e molta gente benestante si è invece trasferita in Uruguay. Questo per quanto riguarda l'Argentina. Invece, per quanto riguarda l'AIRE, noi siamo italiani. Cioè, fatta la legge, fatto l'inganno, in Brasile penso che sarà il 35% degli italiani iscritti all'AIRE. Buona parte di quelli che io conosco non sono iscritti all'AIRE. E io non ho vergogna a dire che sono iscritto all'AIRE perché sono stato obbligato a farlo. Se no non l'avrei iscritto. Cioè, sotto vari punti di vista è vero che se sei iscritto all'AIRE non paghi, non sei più soggetto a fare la dichiarazione di redditi in Italia, però ci sono tanti altri risvolti che ti dicono che l'Italia ti prende a pesci in faccia. Cioè, qua proprio ripeto, gente, ma sto parlando anche di persone che sono qua da 10-12 anni, non sono iscritte all'AIRE. Ecco. E sarebbe obbligatorio però essere iscritti all'AIRE, no? Periodicamente vanno in Italia e tutto quanto. Quindi il discorso è ovvio che il decreto riguarda gli iscritti all'AIRE. Ma sul rientro in Italia, infatti queste persone che conosco io che stanno rientrando, nessuno è iscritto all'AIRE. Quindi sono gli italiani che rientrano in Italia. Punto. Guido, il tuo parere? Ma il mio parere è che quanto abbiamo appena ascoltato... Sì, corrisponde alla verità, io non avevo anticipato, dato questa notizia, perché mi sembrava un attimino fuori tema, però in effetti dall'Argentina si sta verificando una fuga verso Uruguay e Brasile, non solo di cittadini ma anche di imprese, molti multinazionali hanno proprio abbandonato il territorio argentino. Sulla faccenda dell'AIRE, in effetti anche in Argentina ci sono moltissime persone, moltissimi italiani, che risiedono lì da anni, hanno il famoso DNI, DNI per stranieri, diciamo così, perché sempre straniero viene considerato, e non sono assolutamente iscritti all'AIRE, nonostante ciò comporti degli sgravi fiscali notevoli in Italia. Preferiscono mantenere anche la residenza italiana, perché indubbiamente questo dà anche dei vantaggi nel caso capitino situazioni di emergenza come questa, per poter avere, diciamo così, una precedenza sui voli di soccorso. Però la situazione è indubbiamente, io la generalizzerei un po' a tutto il continente latinoamericano, visto che non sono paesi che ti diano molte sicurezze, per cui una persona prima di affrontare determinate scelte preferisce tenere il piede in due scarpe per avere in caso di emergenza la possibilità di volare via dal paese dove Guido, si è verificata una situazione di pericolo. Volevo che tu ci informassi, perché su una cosa: per impedire la fuga dall'Argentina stanno impedendo, ad esempio, di poter avere dei depositi in dollari, no? Cioè i dollari. Sì, ma questo è successo da molto tempo prima, addirittura del Covid. In pratica i depositi in dollari non sono permessi. Adesso sono permessi un'altra volta i depositi in dollari, ti danno anche un interesse del 17%, perché hanno visto
che, come dicono in Argentina, mettendo i dollari sotto il materasso, quindi togliendole dalle banche, automaticamente la banca centrale argentina di dollari non ne ha più. Per questo hanno preso la decisione di abbassare la guardia sul quale concerne il turismo estivo, non perché vogliano avere una ripresa di quel settore, ma perché i turisti stranieri portano dollari che nelle casse della Banca Centrale Argentina paiono essere spariti dalla circolazione. E per quello che anche gli attuali persone che depositano sul loro conto in dollari nella loro banca con la moneta statunitense hanno un interesse del 17%, che è una cosa stratosferica. Bene, allora Sebastiano D'Angelo, se vuoi riapparire dalla Sicilia, Ragusani del mondo. Sebastiano, ci sei? Allora, come nella domenica sportiva, Gianni, facci una panoramica della situazione della mobilità, se ci sei. Gianni, Sebastiano, adesso appena si collegano. Allora, torniamo. Katie, la tua impressione, no, rispetto a tutta questa vicenda, abbiamo seguito, noi siamo dentro una chat, anche un po' l'atteggiamento delle persone, no? Questa sera abbiamo invitato tanta gente, il problema è che la gente fa fatica anche a coinvolgere, perché sono tutti casi individuali. Manca, secondo noi, anche un approccio istituzionale un po' più forte, perché tutta questa gente, ognuno vive i casi in particolare. La tua impressione, e sei stata dentro le nostre chat, Io ti posso dire questo. Intanto tutto il lavoro che hai fatto, che stai facendo, che comunque devo dire che è assolutamente importantissimo ed è un lavoro di comunicazione che è proprio quello che manca proprio, secondo me, alle istituzioni, che invece dovrebbe proprio essere il primo lavoro, cioè quello della comunicazione, perché bisogna facilitare i contatti con le persone, soprattutto per l'informazione, perché in effetti quello che fai tu, quello che insomma che mi fa anche piacere fare, è proprio il lavoro dell'informazione che poi però è unita alla giusta comunicazione, cosa che invece purtroppo molte volte manca alle nostre istituzioni. Lo abbiamo visto in questi giorni, cioè ancora noi non sappiamo che cosa ne pensa quel virologo rispetto a quell'altro, o magari appunto vediamo questa confusione che genera soltanto confusione e veramente depressione e abbattimento nelle persone. Questo è il problema. Quindi la cosa importante, il lavoro che comunque stai facendo, in questo modo che comunque stiamo facendo, è importante per questo, perché unisce le riflessioni e in più però anche le azioni, perché la cosa importante, insomma, io ho sentito stasera tutti gli amici dall'estero, che la cosa che ho sentito per tutti è quella appunto di una grande preoccupazione, perché poi alla fine nessuno sa né come andrà a finire questa storia del coronavirus rispetto all'emergenza sanitaria, tantomeno l'emergenza economica, ma l'organizzazione, cioè l'organizzazione anche per capire noi come dobbiamo muoverci. Io appunto dicevo prima, sono arrivata da Brescia perché sembra che comunque si può ancora andare, io vado da Milano, Brescia, per fare questa trasmissione, però noi domenica magari sapremo che non si potrà più andare, quindi è veramente un grande caos. Quindi la cosa importante, il lavoro che stai facendo è proprio questo, cioè di saper comunicare con il mondo delle giuste informazioni, e questo già mi sembra un passo fantastico, perché le persone, al di là dei fatti individuali, hanno bisogno di questo. Sebastiano, a noi sembra di essere una vasca bianca. Sì, ci sono. No, ma volevo dirti, io vi ringrazio, ma mi sembra che siamo una mosca bianca. In fondo noi stiamo facendo una roba normale. Dicono che per fare delle attività occorrono finanziamenti, progetti. Allora, noi siamo entrati nelle chat, ma questo associazionismo degli italiani nel mondo a costo zero. Ma prova, qual è la tua impressione? Un associazionismo che non si sente, almeno tu ricevi le agenzie di stampa, nessuno si arrabbia, nessuno polemizza, nessuno propone. No, è un associazionismo che è un po' stordito dalla confusione che c'è un po' in tutto il mondo, dall'incertezza, probabilmente l'incertezza che alberga all'interno di ognuno di noi e poi si riverbera nel contatto un po' con gli altri. Io tra i miei contatti, tranne le tue iniziative, le tue esternazioni, le tue denunce,
Io non ho visto nessuna azione di protesta da parte delle varie associazioni con cui sono in contatto. Per cui che ben venga la tua iniziativa, oltre c'è che si avvale della preziosissima collaborazione di Chetti, perché tu sei una mosca bianca, in effetti. Ora, non te lo dico così per piaggeria. Beh, usiamo un altro animale perché non vorrei... Le mosche te le ammazzano. No, perché lo penso veramente. È un termine abusato, ma mosca bianca porta un po' sfiga di questi periodi. Ah, sì. Dai, consentimi la battuta. Sono un aquilotto che vola assieme a Guido. Sei una il condor passa. Il condor passa. Il condor passa, dai. No, ma è così, Daniele. Io ti ammiro e mi fa piacere, dico, seguire un po' tutte le tue iniziative. Però io vorrei dare la parola a una persona che ne sa più di me, Gianni Lattanzo, tu ne sai molto più di me. Sei a Roma, hai un osservatorio, vedi i parlamentari, vedi il mondo intero. Io mi considero un tuo allievo, però tu parli poco per prudenza. Ma questi politici si vogliono o no esporre su questi problemi? Devi accendere il microfono se vuoi rispondere. No, perché leggo delle notizie, la giornata degli italiani nel mondo, adesso per carità, ma in un momento pandemico, parlare della giornata degli italiani nel mondo mi sembra un po', non dico fuori luogo. Vabbè, quella era un progetto di legge che poi è arrivata la discussione, sono anni prima, però sono stati fatti degli interventi concreti su questi temi, sono state scritte lettere ai ministri, i quali... devo dire che non hanno mostrato questa grande sensibilità verso il problema, dicendo sostanzialmente quello che ho detto prima, che insomma questi stanno all'estero e quindi è un momento di crisi. Del resto lo schema usato è anche quello, cioè se si blocca una regione rispetto a un'altra, io posso rientrare in quella regione di origine solo per comprovati motivi di necessità, se no non ci posso andare. Però è limitato. È un po' limitato. Abbiamo bisogno di turismo, abbiamo bisogno di imprenditoria. Tu limiti il tutto a paesi. Però adesso, scusate, prima si poteva comunque venire in Italia per 5 giorni senza fare la quarantena per motivi di lavoro, ammesso che ci fossero i voli. Questo senza il rientro, per motivi di lavoro si poteva venire 3 giorni più 2 e poi tornare all'estero. Per motivi di lavoro o per motivi speciali, particolari, eccetera. Questo era possibile da tutte le parti. Poi ci sono paesi da dove erano stati chiusi i voli, per cui non c'erano i voli, bisognava andare da un'altra parte e prendere il volo per l'Italia. E questo decreto, da quello che ho letto io, gli articoli 6, 7 e 8, per motivi di lavoro, per motivi di salute, per motivi familiari importanti, previa comunicazione, si può ritornare in Italia. Però non trovi, Gianni, che c'è una certa discrasia tra le competenze del Ministero degli Esteri, del Ministero degli Interni e del Ministero della Salute? Cioè la competenza del Ministero degli Esteri, l'abbiamo visto quando abbiamo avuto dei problemi quando arrivavano a Milano Malpensa, che abbiamo documentato che si sono trovati senza un minimo di distanziamento sociale. La competenza si ferma, no, quando l'aereo atterra. Poi è competenza del Ministero degli Interni, ma non si può avere una competenza, non dico maggiore, del Ministero degli Esteri, il quale verifica lui le varie cause perché uno rientri. Invece che sta avendo un grande ruolo il Ministero della Salute, perché è una questione di emergenza sanitaria. Purtroppo il Ministero della Salute non conosce tante particolarità, per cui alcune cose sfuggono. Purtroppo è un problema, ci vorrebbe una cabina di regia per quanto riguarda gli italiani che vivono all'estero, perché il Ministero della Salute l'italiano all'estero lo conosce relativamente. Tu lo sai che dicono che il ministro Speranza non era a conoscenza, me l'ha detto una parlamentare, che c'era una lista F con la gente bloccata a Panama e Santo Domingo. Sì, lo so. Lo sappiamo. Vai chiedere a Speranza quando lo trovo se sapeva quello che ha firmato, senza offesa per il ministro Speranza, che considero una persona seria, però questo vi dà l'idea che non si conosce di quello che succede all'estero. Io volevo porti per un problema. Ti dico che sarebbe importante una cabina di regia per affrontare questi temi e anche suggerire determinate cose.
Purtroppo i problemi gravissimi che un ministro della salute sta affrontando con tutte le questioni che attengono le regioni, le emergenze, la gestione della sanità da parte delle regioni, che è un disastro sinceramente, e qui bisogna riformare il rapporto, fare delle riforme per verificare quali devono essere alcune competenze regionali, riformare il rapporto tra lo Stato e le regioni, eccetera eccetera, però non si può fare adesso. Ma la gestione della sanità, noi abbiamo degli ospedali nuovi che sono stati chiusi mentre hanno deciso di costruire dei reparti Covid che non sono stati costruiti, poi dicono mancano i posti letto e la gente si aggrava e non ci sono i posti letto. Ti ho visto Guido, puoi anche buttare giù il dittino, altrimenti no, fai ridere anche la Flavia. Guarda, la Flavia si sta divertendo pure a me. Faccio una domanda prima di passarlo a Guido, no, perché lui si mette là, è veramente una persona educata, dovremmo insegnare a quelli che fanno i talk show il metodo di Guido, invece si aggrediscono l'uno con l'altro. Detto questo, c'è una cosa che a me colpisce: l'Italia all'estero produce, importa, eccetera eccetera. Non ho sentito un politico, un rappresentante eletto all'estero di porre il problema di avere delle quote o del recovery fund o di indennizzo degli italiani che hanno avuto delle attività danneggiate. Cappellini mi ha detto che col casino che c'è ha dovuto ridurre la sua attività. Ma si possono aiutare questi imprenditori italiani all'estero che molto spesso sono residenti in Italia? Mi sembra che questo discorso proprio non ci sia. Quindi se non venderemo parmigiano, pasta, barilla, robe varie, ma prima o poi qualcuno si accorgerà che... Con sede fiscale in Italia. Come? Ma io parlo di gente con la sede legale in Italia che hanno dovuto chiudere magari o dei ristoranti o delle attività danneggiate. Non si sente parlare un politico italiano di questa economia... Credo che se hanno la sede fiscale in Italia accedono a tutte le agevolazioni. Ma bisogna vedere come il metodo per vedere come sono stati danneggiati all'estero. Guido, che ha chiesto la parola, poi Luciano. Prego Guido. Beh, allora io vorrei mettere un attimo i puntini su una questione, anche perché purtroppo, tra virgolette, l'ho vissuta personalmente nel mese di giugno. Prima di quel mese, in cui fortunatamente il giorno 26 poter prendere un volo per rientrare in Italia, ero stato dietro ad aiutare delle persone, dei turisti italiani che erano in Patagonia, erano stati bloccati con i loro camper per poter rientrare in Italia. Riuscii a fargli avere dei permessi, perlomeno per avvicinarsi a Buenos Aires. Però sono venni a conoscenza anche di una cosa, secondo me è molto importante, come si sono comportati gli altri paesi in situazioni del genere. Innanzitutto in tempi ridottissimi, ancora prima che l'Argentina entrasse nel lockdown, avvisarono i loro connazionali che di lì a breve ci sarebbe stato un lockdown totale nel paese e avevano 3 giorni di tempo per prendere la decisione di rientrare. E nel caso avessero detto di sì, innanzitutto non avrebbero pagato il becco d'un quattrino, perché i paesi come per esempio la Germania e la Francia hanno fatto rientrare tantissime persone, non solo dall'Argentina ma da tutto il Sud America, organizzando dei voli speciali e prendendo i famosi fondi che l'Unione Europea aveva destinato proprio per questo e che coprivano il 70% delle spese dei voli. E questa è una cosa essenziale. Quindi, negli altri paesi è stata organizzata una task force particolare che ha aiutato e ha seguito minuto per minuto i connazionali fino al loro rientro, ma non solo il rientro delle persone fisiche, anche il rientro, per esempio, dei camper che venivano imbarcati su delle navi. Io faccio l'esempio dell'Argentina nel porto di Buenos Aires. Quindi in Italia questo non è praticamente esistito, cioè è stata veramente un'armata Brancaleone che si è occupata delle cose in maniera totalmente disorganizzata. D'accordo, non è che siamo il Giappone o la Germania, però in frangenti di emergenza bisogna dotarsi di una organizzazione precisa e noi purtroppo, anzi purtroppo per fortuna, abbiamo degli elementi che potrebbero farlo, ma trovano immensi ostacoli per poter mettere in azione i loro piani e di conseguenza, secondo me, questa è la ragione principale. E poi, giustamente come dicevate prima,
Dove sono le associazioni degli italiani all'estero per reclamare e alzare un po' la voce, minacciando anche di non votare, perché ormai si deve agire in questa maniera. Il voto è una cosa che spinge ai più grossi cambiamenti e di conseguenza queste associazioni sono rimaste in questi frangenti totalmente, totalmente silenziose. Per cui a cosa servono? E anche questa nostra discussione è un esempio. Questa discussione dovrebbe essere stata piena di persone che attualmente sono coinvolte in questa gravissima problematica, eppure la loro presenza non c'è, perché ognuno avrebbe portato la sua competenza individuale in tutto questo, i suoi casi. Però voglio dire, siamo sempre un paese che agisce di forma individuale e senza un'organizzazione di base, come invece capita in altri stati. Luciano, allora, la rete consolare italiana come ha funzionato in Brasile? Parlo del Brasile e dell'Argentina perché con così tanti italiani, luci e ombre, o c'è stata anche, diciamo, anche una capacità invece migliore di quello che si pensasse? Teniamo presente che i consolati sono più organizzati per la parte amministrativa. Questa è un'emergenza che coinvolgeva cittadini italiani, non solo cittadini residenti, quindi occorreva un approccio molto diverso. Come la vedi, visto che hai vari corrispondenti in tutto il Sud America e Nord America? C'è gente che mi chiede, ma esistono i consolati? Cioè, nel senso che non ci si può appoggiare a un consolato. Esperienza personale, consolato di Curitiba, in teoria dentro un consolato italiano si dovrebbe parlare in italiano. Mi sono trovato con del personale, dopo è arrivato quello giusto, ma mi sono trovato con del personale sia per email che faccia a faccia che mi diceva, al telefono, per favore mi parla in portoghese. E questo è il consolato italiano di Curitiba, non significa che siano tutti così. Hanno aperto finalmente a Spirito Santo. Ho assistito a una scena, parlo di 15 giorni prima che iniziasse il Covid qua in Brasile, di una signora che arrivava da Porto Alegre, che non è esattamente fuori Curitiba, non ricordo quanti chilometri sono, ma saranno come minimo 800 chilometri, che doveva solo consegnare un documento e non gliel'hanno accettato perché non aveva l'appuntamento. Cioè, ma stiamo parlando... Ma al di là di cose particolari, tu che hai, ad esempio, abbiamo avuto gente bloccata a Fortaleza, Colombia, eccetera, eccetera. Secondo te c'è anche un problema di mentalità, no? Ma anche di organizzazione, no? C'è una carenza anche organizzativa o no? Sì, totale. Cioè, dal mio punto di vista, proprio non sono organizzati. A volte sembra che la mano destra non sappia quello che fa la sinistra. Gli italiani, vorrei anche in questo contesto rispondere al signor Gianni, vorrei fare un appunto su quello quanto ha detto il signor Gianni. Quando sento parlare di CPM, quando sento parlare di organizzazione, indipendentemente dalla corrente politica, di cosa sta facendo il governo o non governo, ma sembra che viva in un altro mondo. Cioè il terra a terra, parliamo delle industrie, come giustamente si stava parlando, è vero. Ci sono ditte che vendono prodotti italiani in Brasile, io ho vari clienti, come web designers, io che li seguo, vari clienti che hanno la sede legale qua in Brasile. Ma le ditte che esportano sono italiane, con sede in Italia, e che si trovano, da un lato, il problema del cambio, che ha aumentato di 4-5 volte, problemi di trasporti, tutto quanto. È vero che il governo... probabilmente è corretto che non si occupi di imprese di italiani all'estero, ma questo influenza i dipendenti e le imprese in Italia. Quindi non va preso sotto gamba. Io ho molti clienti del settore del vino, ci sono container bloccati causa questo e hanno avuto delle grosse perdite in Italia. Il vino non va male, d'accordo, però il flusso finanziario è questo. Un altro cliente che fa prodotti per parrucchieri ha avuto problemi con la Slovenia, ma problemi abbastanza grossi anche. Ecco, quindi è ovvio che si deve, non è semplice organizzare una cosa, ma stiamo parlando dell'Italia, sono 56 milioni di abitanti. Cosa dovremmo parlare del Brasile, che sono 210, che
come è nato il problema di brasiliani all'estero, ha mandato gli aerei della forza aerea brasiliana, coi medici e tutto quanto, a prelevarli gratis, portarli di ritorno e qua ospitarli in hotel, la quarantena, sempre gratuitamente, sempre con controllo medico, prima di rimandarli a casa. Cioè, il Brasile, che è considerato un paese del terzo mondo, a volte paragonato all'Italia, cazzo, sembriamo il Giappone. Quando, per carità, il Brasile ha i suoi problemi, adesso non è che sia il paradiso in terra. Però ci sono tutta una serie di aspetti che sembra che realmente chi gestisce l'Italia non è in contatto con la gente. Cioè, realmente non osserva. Come si dice, danno quando si parlava del bonus per le vacanze, ma la gente non aveva i soldi ad arrivare in fondo al mese, si pensava alle vacanze. L'altra cosa che stupisce moltissimo, questo è una, però è un mio pensiero, come adesso in Europa non ci sia una linea unica di comportamento sanitario, che è tutti contro tutti, c'è già una confusione totale, come qualcuno ha menzionato, una cura o perlomeno un'attenzione su come curare la gente a casa, esattamente come in Brasile, che è il paese con maggior curati al mondo, cioè 5 milioni, più di 5 milioni curati al mondo. Queste sono le cose pratiche che interessano la gente. Cioè, quando io sto male, dove vado? Cosa faccio? Mi assistono o non mi assistono? Io che sono diabetico e che sono straniero in Brasile, diciamo, se mi sento i sintomi, penso di avere i sintomi del Covid, un colpo di telefono e dal posto di salute, che sarebbe qua ogni 2-3 quartieri c'è una specie di pronto soccorso, diciamo, vengono a casa, fanno il tampone. Cioè, sono cose banali che aiutano la gente. C'è questa idroclorochina che tutta una massa di giornali ha detto che non è vero che cura, quando nessuno ha mai detto che cura, ma presa all'inizio abbatte gli effetti del Covid, e io ho 3 persone amiche a Verona di una stessa famiglia che hanno preso il Covid. 2, la sorella, diciamo, è un medico estremamente in gamba, era il mio medico di famiglia. 2 hanno fatto in tempo a prendere l'idroclorochina, ma mancava. Il terzo l'ha preso 3 giorni dopo, perché non si trovava, ed è finito intubato, si è salvato. Ecco, ti ringrazio. Volevo adesso... Sono queste cose che interessa la gente. Luciano, volevo fare invece un'analisi anche... Tra il serio e il facetto, la tipologia, no, di chi deve partire deve rientrare. Noi siamo entrati nelle chat di WhatsApp, quindi siamo entrati proprio nel merito, dove c'erano cose serie, cose meno serie, gente arrabbiata. Allora devo passare la parola a Flavia e faccio una domanda secca. Flavia, visto che ho avuto e abbiamo avuto tanti ringraziamenti, secondo te quanti auguri di Natale avremo di tutti quelli che abbiamo aiutato, coinvolto, portato a casa? Penso nessuno. Allora, cioè, perché c'è sempre una lamentela, no, del governo, delle regioni, dei politici. Poi quando andiamo a vedere, no, queste persone, no, che abbiamo aiutato, no, e, ad esempio anche stasera abbiamo invitato diversa gente, hanno dei problemi. C'è un problema serio, cioè, possiamo anche dire che c'è anche un problema istituzionale in cui se c'è l'istituzione raccogli di più le adesioni, eccetera, eccetera. Però c'è anche una certa forma di individualismo. Io non voglio fare un elenco delle regioni, no, dell'appartenenza regionale che ci hanno ringraziato, ci hanno mandato gli auguri. Tra l'altro la nostra ricompensa sono state, almeno Marconcini, lo dico pubblicamente, anche non lo metterò in dichiarazione di rete, abbiamo avuto 5 bottiglie di Lambrusco spumante, 2 chili, no, di caffè non tostato da Panama e diversi complimenti. Abbiamo avuto qualche amico che poi è venuto alla nostra festa. Una lettera di ringraziamento da Madrid. Poi abbiamo avuto però una lettera di ringraziamento, no, dell'ambasciata. Da Madrid per gli aiuti che abbiamo dato. Però noi abbiamo ringraziato anche il console, abbiamo onorato il console. Esatto. Quindi abbiamo... Però per dire, no, che c'è anche una forma di individualismo. All'inizio di queste chat tutti volevano fare causa al governo italiano perché avevano speso troppi soldi e robe varie. Quindi
perché, adesso lo dico scherzosamente, ma perché succede questo? Perché non c'è un luogo di aggregazione. Se l'associazionismo non si muove, non aggrega, la gente non sa dove organizzare, non dico la protesta, non è sempre, ma anche il proprio dibattito. Ma soprattutto manca, a livello istituzionale, io ho nostalgia del Ministero degli Italiani nel Mondo. Faceva poco, faceva tanto, ma almeno c'era un luogo dove uno si poteva rivolgere. Invece tu hai parlato, no? Abbiamo parlato di disorganizzazione, no? È stato detto che erano più organizzati. Avevamo un'unità di crisi, però l'unità di crisi era un'email indistinta con scritto unità di crisi @esteri.it. Non c'erano nomi e cognomi. Voi sapete che a livello amministrativo, non parliamo quando ci sono piani di emergenza, deve essere nome e cognome di chi segue, no? Non è che mi aspettassi chissà cosa, ma magari chi seguiva il Sud America, l'Australia, robe varie. Quindi mancano i luoghi di discussione, di aggregazione, compreso quelli che vengono dall'estero, sono rientrati. Non è che possa pretendere che uno è rientrato per aver fatto 6 mesi bloccati, che si iscriva a Mantuani nel Mondo, Ragusani nel Mondo, o Trentini nel Mondo, o altre associazioni. Però tutto quello che è successo viene disperso e viene... E quindi l'unico modo è l'organizzazione di attività, no? di dibattito, di raccolta, di testimonianze, come diceva Chetti, fare comunicazione. Io vorrei farvi un elenco di tutti i gruppi Facebook che sono occupati del rientro. Cito solo uno con cui siamo entrati in contatto, sono stati anche bravi, hanno organizzato i voli di rientro. Italiani in Messico, 8.000 persone, hanno organizzato questi nostri amici, che saluto e ringrazio, 5 voli aerei in forma privata. Ma tutto questo patrimonio di relazione non trova sbocco. Io ho letto scarni comunicati, no, del Ministero degli Esteri, rientrati 110.000 italiani, poi parliamo con l'amico Mariani, che sentiremo in questi giorni, presidente del Comite di Madrid, sono rientrati in 16.000, sì, con le compagnie aeree che avevano già dei voli regolari. Il problema è stato, consentitemi, quando c'era da organizzare dei voli direttamente da zero, in Argentina, in Brasile, dei ragazzi bloccati in Honduras sono tornati con i tedeschi e con la KLM dalla Tanzania. Questo è il vero problema, quindi... Se questo governo italiano, queste forze politiche che discuteranno del voto, oltre che al voto non discuteranno di una nuova organizzazione per gli italiani all'estero, 5 milioni di persone, continueremo a dirci siamo una grande risorsa, ma alla fine non combineremo nulla. Parlando di gente residente all'estero, la maggior parte non turisti. No, stiamo parlando della maggior parte di imprenditori che stavano là. Però erano italiani. Italiani, sia residenti lì, ma questo è un caso, ma ce ne sono tanti altri, sia residenti lì e sia residenti in Italia, erano misti, adesso non so la composizione generale, comunque molti di questi sono anche residenti lì, quindi, e molti di questi sono imprenditori, perché vanno lì soprattutto per fare impresa, eccetera, eccetera, quindi è una questione di investimenti. Ma non trovi che questo succede perché non vi sono delle forti istituzioni che si occupano di italiani all'estero? Perché questo, cioè l'individualismo nasce... Non c'è la capacità di percepire il sistema Italia nel mondo. Certo. Adesso ci sarà... Stiamo dicendo la stessa cosa. Sì, diciamo la stessa cosa, sono d'accordo con te. La commissione bicamerale sugli italiani all'estero, e penso che questo potrà dare una forza, sperando che venga istituita il prima possibile, dovrebbe andare al voto dell'Aula di Montecitorio prossimamente e poi al Senato. Ecco, questa è una cosa importante, invece. Abbiamo un luogo di aggregazione e di discussione. Volevo parlare con Andrea, si fa chiamare Andrea, ma è Andrea Olivieri, triestino, toscano, di origine tedesca. Andrea, tu appartieni a quelli che hanno deciso di rientrare, hai preso armi e bagagli e sei venuto, come facevano una volta, in avascoperta, prima di portare la famiglia. Allora, l'altro tema è, mettiamo che abbiamo della gente in gamba che vuole tornare. Andrea è un imprenditore, era nel settore turistico, era da Cancun, vuole tornare. Manca un sistema di accoglienza, a meno che tu non sia un profugo, per andare a lavorare. Andrea, tu rientri in Italia e vuoi lavorare, delle capacità, hai delle esperienze lavorative, com'è la situazione in Italia? Quando uno vuole ricostruire, diciamo... Prego. Innanzitutto buonasera a tutti. Sì, beh, come tu hai ben detto, bueno, come anche sai tutta un po' la storia dietro, è stata una situazione difficile che ha forse, io parlo del Messico, ma risulta un po' abbastanza una situazione generale in tutta l'America Latina. Una situazione già difficile da 2-3 anni, che ovviamente una pandemia solo
riaffermato e posto in situazioni più critiche a molte persone. E io dopo tanti mesi di attesa di vedere su cosa fare, ho deciso di lasciare, non dico tutto, ma mettere da parte un po' le mie attività o comunque il lavoro che svolgevo in Messico, perché adesso lì a livello turistico siamo praticamente pari a zero, e per poter ripartire, perché io comunque ho famiglia, ho due figli, e per poter ripartire e riniziare un po', iniziare a mettere qualcosa da parte, perché sinceramente dopo tanti mesi senza ingressi, senza entrate, è difficile. Quindi sto in questo iter di cercare un lavoro, cosa che non è semplice, specialmente per uno che ha avuto tanta esperienza all'estero, soprattutto perché non è valutata allo stesso modo come se fosse stata svolta in Italia. E sfortunatamente non sono tanto in età avanzata, ma non sono neanche più tanto giovane, quindi comunque sono in un'età un po' né dentro né fuori, quindi anche difficile da inserirsi in certi ambiti o comunque aree di lavoro. E quindi sono qui con il miglior spirito. Io comunque non mi sono mai arreso di fronte a nulla. Io penso che quello che c'è la buona volontà, che stia in Italia, in Messico, in India o in Alaska, e se vuole trovare un lavoro, vuole fare qualcosa, lo trova. Solo deve avere un po' di pazienza, perché comunque siamo in una situazione abbastanza instabile. E come tu hai detto, per assurdo avrei potuto chiedere l'aiuto al mio governo italiano come profugo o come... come si chiama? Asilo politico, perché sono scappato da una realtà pericolosa, mi avrebbero potuto aiutare, ma come sono voluto fare le cose bene, fare tutte le cose in regola, ovviamente sono un po' in difficoltà. Okay, non ci dando perché no, non c'è un contorno, non ci sono istituzioni, sì che il Friuli è molto organizzato, in grado di prendere una persona che rientra, non c'è un accompagnamento, diciamo. Parlando di gente residente all'estero, la maggior parte non turisti. No, stiamo parlando la maggior parte di imprenditori che stavano là. Però erano italiani. Italiani, sia residenti lì, ma questo è un caso, ma ce ne sono tanti altri, sia residenti lì e sia residenti in Italia, erano misti, adesso non so la composizione generale, comunque molti di questi sono anche residenti lì. Quindi, e molti di questi sono imprenditori, perché vanno lì soprattutto per fare impresa, eccetera, eccetera. Quindi è una questione di investimenti. Ma non trovi che questo succede perché non vi sono delle forze istituzioni che si occupano di italiani all'estero? Perché questo, cioè l'individualismo nasce... Non c'è la capacità di percepire il sistema Italia nel mondo. Certo. Adesso ci sarà... Stiamo dicendo la stessa cosa. Sì, diciamo la stessa cosa, sono d'accordo con te, la commissione bicamerale sugli italiani all'estero, e penso che questo potrà dare una forza, sperando che venga istituita il prima possibile, dovrebbe andare al voto dell'aula di Montecitorio prossimamente e poi al Senato. Ecco, questa è una cosa importante, invece abbiamo un luogo di aggregazione e di discussione. Volevo parlare con Andrea, si fa chiamare Andrea, ma è Andrea Olivieri, triestino toscano di origine tedesca. Andrea, tu appartieni a quelli che hanno deciso di rientrare, hai preso armi e bagagli e sei venuto, come facevano una volta, in avascoperta prima di portare la famiglia. Allora, l'altro tema è, mettiamo che abbiamo della gente in gamba che vuole tornare. Andrea è un imprenditore, era nel settore turistico, era da Cancun, vuole tornare. Manca un sistema di accoglienza, a meno che tu non sia un profugo, per andare a lavorare. Andrea, tu rientri in Italia e vuoi lavorare, delle capacità hai... delle esperienze lavorative, com'è la situazione in Italia? Quando uno vuole ricostruire, diciamo... Prego. Innanzitutto buonasera a tutti. Sì, beh, come tu hai ben detto, bueno, come anche sai tutta un po' la storia dietro, è stata una situazione difficile che ha forse... Io parlo del Messico, ma risulta un po' abbastanza una situazione generale in tutta l'America Latina. Una situazione già difficile da 2-3 anni, che ovviamente una pandemia ha solo riaffermato e posto in situazioni più critiche a molte persone. E io dopo tanti mesi di attesa di vedere su cosa fare, ho deciso di lasciare, non dico tutto, ma mettere da parte un po' le mie attività o comunque il lavoro che svolgevo in Messico, perché adesso lì a livello turistico siamo praticamente pari a zero,
per poter ripartire, perché io comunque ho famiglia, ho due figli, per poter ripartire e riniziare un po', iniziare a mettere qualcosa da parte, perché sinceramente dopo tanti mesi senza ingressi, senza entrate, è difficile. Quindi sto in questo iter di cercare un lavoro, cosa che non è semplice, specialmente per uno che ha avuto tanta esperienza all'estero, soprattutto perché non è valutata allo stesso modo come se fosse stata svolta in Italia. E sfortunatamente non sono tanto in età avanzata, ma non sono neanche più tanto giovane, quindi comunque sono in un'età un po' né dentro né fuori, quindi anche difficile da inserirsi in certi ambiti o comunque aree di lavoro. E quindi sono qui con il miglior spirito. Io comunque non mi sono mai arreso di fronte a nulla. Io penso che quello che c'è la buona volontà, che stia in Italia, in Messico, in India o in Alaska, e se vuole trovare un lavoro, vuole fare qualcosa, lo trova. Solo di avere un po' di pazienza, perché comunque siamo in una situazione abbastanza instabile. E come tu hai detto, per assurdo avrei potuto chiedere l'aiuto al mio governo italiano come profugo o come come si chiama? Asilo politico, perché sono scappato da una realtà pericolosa, mi avrebbero potuto aiutare, ma come sono voluto fare le cose bene, fare tutte le cose in regola, ovviamente sono un po' in difficoltà. Okay, non ci dando perché no, non c'è un contorno, non ci sono istituzioni, sì che il Friuli è molto organizzato, in grado di prendere una persona che rientra, non c'è un accompagnamento, diciamo. La conclusione, dopo che ti ha un enorme lavoro, perché tra tutte le interviste che facciamo abbiamo veramente un tour de force. Ketty, conclusione. Sì, l'avevo sentito perché oltre a fare questo veramente lavoro di, insomma, di raccolta di interventi di tutti, poi naturalmente a me resta anche quello di editing, regia e montaggio di tutti i video, quindi poi per metterli poi nei nostri rispettivi portali. Ma intanto io vi ringrazio tutti. Volevo dire a Daniele che se io, siccome io faccio l'opinionista, se dovessi intervenire alzando la manina, ti assicuro che in Italia non mi farebbero parlare mai. Quindi questo, nelle trasmissioni dove vado io bisogna buttarsi, come sai. Quindi onore a Guido, che è di un'educazione incredibile, allora. Ma qui non ti fanno parlare se alzi la mano. Quindi, allora, intanto comunque grazie a tutti voi. Tanto ci rivedremo sicuramente la prossima settimana. È stato veramente molto interessante. Come sempre troverete tutti i nostri... le nostre interviste sui social, su lombardinelmondo.org, su Mimose Time e poi naturalmente sui nostri siti. Grazie ancora e buona serata a tutti da Milano. La conclusione, dopo che ti ha un enorme lavoro, perché tra tutte le interviste che facciamo abbiamo veramente un tour de force. Ketty, conclusione. Sì, l'avevo sentito perché oltre a fare questo veramente lavoro di... insomma di raccolta di interventi di tutti, poi naturalmente a me resta anche quello di editing, regia e montaggio di tutti i video, quindi poi per metterli poi nei nostri rispettivi portali. Ma intanto io vi ringrazio tutti. Volevo dire a Daniele che se io, siccome io faccio l'opinionista, se dovessi intervenire alzando la manina, ti assicuro che in Italia non mi farebbero parlare mai. Quindi questo, nelle trasmissioni dove vado io bisogna buttarsi, come sai. Quindi onore a Guido, che è di un'educazione incredibile, allora. Ma qui non ti fanno parlare se alzi la mano. Quindi, allora, intanto comunque grazie a tutti voi. Tanto ci rivedremo sicuramente la prossima settimana. È stato veramente molto interessante. Come sempre troverete tutti i nostri, le nostre interviste sui social, su lombardinelmondo.org, su Mimose Time e poi naturalmente sui nostri siti. Grazie ancora e buona serata a tutti da Milano e dal mondo. Questo. Va bene. Ciao. Ciao. Grazie. E dal mondo. Questo. Va bene. Ciao. Ciao, arrivederci. Grazie.